Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi sono fiero e lieto di annunciarvi che stiamo per andare su Tagliaerba Simulator, la demo, ma pur sempre Tagliaerba Fottuto Simulator, made with Unity, Curve Digital. Tra l'altro Curve Digital non è neanche una... cioè, una software house del caos. No, la software house, insomma, un... sono distributori, dai. Sono super hypato per Tagliaerba Simulator. Mi viene Taglialegna. Per Tagliaerba Simulator, ragazzi. Sono super, super, super hypato. Career mode. In career mode, una company, ok? Non lo so, mi fa ridere a me sto gioco, ragazzi. Appena l'ho visto, ho detto, devo scaricare la demo, assolutamente. Gioca con i tutorial. Non lo so perché io... vedo questa roba e penso a Zem. Company name. FG. No, tago. FG taglia tutto. Dai! Company name, company logo. Beh, già abbiamo perso troppo tempo. Edit player. C'è anche... wow, c'è anche la personalizzazione del tizio. Non c'è una donna? Questa è una donna? Questa è una donna, questa è una donna. Ammazza, uno più brutto dell'altro. Vai. Con un cappellino verde smoothie, ovviamente. Un logo placement lì, va bene. Uniform colors. Ovviamente la faremo verde smoothie e... con accenti rosa cuneo, ma però sto rosa è un po' strano. Va bene. Sta canzone tararara, sembra tipo Gloria, Gloria, manchi più dell'aria, aria. Test drive. Abbiamo uno Stiga Estate 2048 H e poi abbiamo un Knight OFS1. La Madonna. Questo sembra tanta roba, eh. Questo, raga, sembra troppo bello. Troppo, troppo bello. Vado a fare il test drive? No, conferma. Conferma. Accetta. Allora, noi... ah, lo devo fare a forza il test drive. Sì, insomma, lo devo a forza. Che canzone epica! Proprio da colonna sonora di telefilm anni 80. Ok. È lui. Mamma mia. Aspetta un attimo. Language? Ma che cazzo? Tutti ci sono, raga, tutti! Tutti! Che ho messo yes qua? No, non invertire nulla. Ah, eccolo, quello che volevo cercare. Un attimo la sensibilità della camera perché è qualcosa di atroce. Ok, adesso un po' meglio. Get on. Ok. Ok. Start engine. X. Ah, devo lasciarlo premuto per un quarto d'ora. Bene. Mamma mia! Ma sono le marce? No, il throttle. B. Ok. Su e giù. Aggiusto all'altezza. Ok. Usa X per engage e disengage cutting blades. Ok, non ho capito bene. Come faccio ad andare avanti? RT per accelerare. Devo premere B, giusto? Ma non sta tagliando un cazzo. Eccolo! È lui! Madonna! Aspetta, mi ha detto warning? Sto... aspetta, su, giù, giù. Giù.
Ma perché è sbagliata l'altezza? Ok. È il mio sogno questo. Posso disegnare un cazzo? Aspettate, eh. Ok. Aspettate. Dai che ci avete pensato tutti a fare la stessa cosa. È uscito male. È uscito male. Ma perché mi dice che sto tagliando all'altezza sbagliata? Abbasso un po'. No, si è spento. Ok. Allora. Madonna, quant'è difficile. Non mi sta dando il progresso. Alzo un po'. Non mi dà il progresso. Alzo un altro po'. Sempre 0,6%. Se abbasso. Ma come cazzo funziona? Ah, non stavo tagliando. Alzo un po'. 0,8%. Ok, quindi questa è l'altezza giusta? Ok, questa è l'altezza giusta. Mamma mia. Io mi chiedo, ma c'è gente che compra sta roba? Stai overloading your engine? E si dice engine, non engine, ragazzi. Ma quella è la velocità o è il... Come faccio a sapere del suo riscaldamento? Ok, 3.2, 3.3. Ma posso fare tipo così e va... Ah, ok. Quello era il motore. Qual è il metodo giusto? Fare tipo tutti i bordi e poi rientrare? Cioè fino a... Non so. Non sono esperto di tagliaggio di erba. Ok. Pro view, which highlight the grass of grass in your bank cut. La madonna, i sensi di ragno c'ha pure questo. Però devo lasciarlo premuto. Mamma mia, i superpoteri c'ha. Ma il progresso sale pianissimo, ragazzi. Sì, credo che quello sia il suo riscaldamento. Perché rimango sempre a 4,4 miglia per ora. Però vedete, lì c'è un surriscaldamento che non so da cosa è dovuto, sinceramente. Ma quanto devo arrivare di percentuale, scusatemi? Ah, vedi, se passo nelle aree dove ho già tagliato, allora non si surriscalda più, ok. 7,6, 7,7. Questo è il test drive. Ma posso interromperlo, sto test drive? Ah, ma c'ho anche la visuale. Easy. No. Non sto tagliando più. Mo. Ma prima con la X si è messa. Ah, perché stava alzato, va fangulo. Ok. Wow. Ma perché io vado a palla. Ma io posso andare anche più piano, in modo tale da non farlo scoppiare. Allora, quello che vorrei capire è se quella barretta bianca deve arrivare al giallo. Perché se deve arrivare al giallo abbiamo finito. Ah, ok, quindi la difficoltà sta nel dosare. Ok. Return the vehicle to the trailer to complete your contract. Okay. Allora, alziamo. Abbassiamo il trotto. Mi sono incastrato, raga. Ah, no.
Ah, io pensavo che il throttle fosse... i controlli sono qualcosa di atroce, devo essere molto 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 sincero. Ma se sbatto qua che succede? Mamma mia, che roba. Tanta roba però, eh. Tanta roba, più o meno. Questo è il gioco per Dinami e Zen, secondo me. Andiamo. Easy. Ok, l'abbiamo provato. Adesso, che altro posso fare? Lo posso comprare. Vai. A voglia. Vai. Questi sono i contratti. Possiamo fare il front garden dell'Old Nook Cottage. Quindi Tom Nook ha questo cottage. Visto tutti i soldi che si fotte in Animal Crossing. Employee, player. Questo qua. Conferma. Start. Giusto per vedere un attimo, perché adesso interrompiamo il video. È difficilissimo comunque. Ah, bellina l'ambientazione. A damage of vehicle. You can choose to skip the ground check and have the object. Ok. Ammazza che lago. Ammazza se laga. C'ha pochi soldini sto tizio. Praticamente ci dobbiamo fare un giro per vedere se c'è qualcosa, qualche oggetto che può danneggiare il nostro veicolo, oppure qualche oggetto che può essere danneggiato. Quindi ci facciamo una sorta... Come posso schiacciarli? No. Facciamo una sorta di... di look this qua. Ma non c'è un cazzo. C'è un nano. Oh, oh, attenzione. Vedi? Ah, RB per sprintare. Mazza che tasto brutto. Il nano da giardino. Da togliere. Guarda! Guarda! Questa mi si inculava le ruote. Questo che cos'è? Un qualcosa di giallo? Oh, li ho presi tutti. E da qui si va a prendere il nostro bolide e si parte. Allora, vediamo se ricordo tutto. Lascio premuto X, premo a destra e parto. Easy. Easy. Mi posiziono. L'unica cosa, qui dice cut 8. Però vedi, non mi dice a quanto la vuole lui. Wrong cut 8. Però non mi dice a quanto la vuole. Wrong. È tutto invertita la telecamera, raga, un bordello. Ok, dovrebbe essere 5, quindi 5 è giusto probabilmente. Vai, andiamo sui fiori, subito. È bellissimo. È stupendo, ragazzi, ma che cazzo di gioco, è bellissimo, cazzo. Mi piace da morire. Allora, ragazzi, dovete dirmi voi se volete un video in cui faccio la prima casa fatta per bene, però. Fatta per bene. In 26 minuti la dobbiamo fare. Quindi dovete dirmelo voi. Voglio un sacco di commenti qui sotto che mi dicono se devo fare il tagliaggio dell'erba fatto come si deve, senza i fiori possibilmente. Comunque tanta roba, tantissima roba. Ragazzi, like, commentino, mettete mi piace, fate quello che volete. Insomma, cercate di mandare avanti sto canale, datemi una mano. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.